Buonasera ai telespettatori di Rete 8, ancora una occupazione temporanea ma consensuale da parte mia dello spazio che resta del direttore Carmine Perantuono. La trasmissione, lo sapete, si chiama I fatti e le opinioni e si occupa di beh, tanti temi di attualità. Abbiamo parlato di tante cose in queste ultime settimane, compreso il Festival di Sanremo che non poteva mancare, ma era un'occasione per parlare di musica. Questa volta parliamo di idee, cioè di quelle cose che poi sono alla base di tutto ciò che ci circonda o che ci circonderà o che comunque accade, perché senza idee penso che nessuno di noi sarebbe niente, praticamente niente. Allora, le idee hanno una forza, hanno una capacità anche evocativa, fanno sognare, però hanno un'altra cosa particolarmente interessante che talvolta si realizzano, si possono realizzare, possono diventare concretezza. Non so se qualcuno ricorda una bella canzone di Giorgio Gaber, si chiamava Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Bene, questa sera noi parliamo di un'astrazione che diventa qualcosa di più, diventa anche una possibilità di lavoro, di futuro, di sviluppo e chissà che poi da un'idea non ne arrivi un'altra e poi un'altra, perché insomma al giorno d'oggi lo sappiamo, di lavoro ce n'è poco e si trova difficilmente, la pandemia ha aggravato tutto questo, bisogna, permettetemi di dirlo in un'espressione tipica dell'Abruzzo, farsi camminare la coccia. Perché uso l'abruzzese? Perché non solo perché siamo in Abruzzo, ma perché l'argomento di cui parliamo fra poco, che ha tre protagonisti, due dei quali sono abruzzesi e la terza lo sta per diventare. Allora, andiamo con ordine. Oggi parliamo di un concorso promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone, che vuole valorizzare appunto le idee che poi possono essere tradotte in realtà di impresa nell'Appennino, quindi in diverse regioni dell'Appennino. Possono partecipare a questa selezione, a questo concorso persone giovani, credo che sia sotto i 40 anni, Esatto. giusto? Provenienti da tutta Italia, ma la realizzazione di queste idee deve avvenire appunto in una località dell'Appennino. In questa particolare edizione che si chiama Restart Up, dove Up sta per Appennino, e poi c'è anche Restart Alp, e questa particolare edizione che riguarda l'Appennino ha appunto avuto come vincitori 2 su 3 giovani abruzzesi, imprenditori o aspiranti imprenditori o comunque ideatori di un progetto, anzi di 3 progetti, che andremo subito a spiegare. Però io prima di tutto voglio farvi conoscere i miei ospiti che sono proprio questi 3 giovani. E allora alla mia destra c'è Mirko Cipollone. Salve. Buonasera Mirko. E poi in collegamento abbiamo Benedetta Morucci. Buonasera. Ciao Benedetta. E ancora in Buonasera. collegamento Pierfrancesco Di Giuseppe. Buonasera a tutti. Eccolo qua. Salve. Allora, Mirko e Pierfrancesco sono abruzzesi, Benedetta ci dirà fra poco da dove arriva e dove andrà fra poco. Ma intanto, partiamo da, Mirko. Di che cosa ti occupi e cosa hai fatto finora e cosa hai proposto? Allora sì, io sono di Cese, un piccolo paesino, una frazione di Avezzano, ho 39 anni e sono laureato in analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse, facoltà di economia, e praticamente ho sempre lavorato in ambito turistico sia in Italia che all'estero. Infatti negli ultimi anni ho vissuto in diversi posti in Europa e ho diverse esperienze appunto in ambito turistico. Ma continuando però a mantenere i miei legami e le mie radici forti, perché ho continuato a portare avanti anche progetti di associazionismo e di volontariato proprio nel mio paesino di Cese, di Avezzano. E niente, ho trovato diciamo nel bando Restart Up poi la giusta via di uscita per un progetto che avevo in mente da tanto tempo e adesso mi trovo qui ad iniziare una nuova avventura. Allora, Benedetta Morucci, a te la parola. Sì, allora io sono, diciamo, figlia d'Italia perché sono nata in Toscana, la mia famiglia ha origini appunto metà toscane, metà friulane, mia nonna era romana, sono stata adottata dal Veneto, sono cresciuta qui e adesso fra poco mi propongo di farmi adottare anche dall'Abruzzo.
Vengo da 10 anni circa di esperienza nel mondo della moda, della vera e propria fashion industry, in cui mi sono occupata sia di progettazione, quindi design di prodotto, per vari marchi, anche per grandi, sia per uffici stile che per grandi società internazionali. E quindi ho fatto prodotto, gestione di progetti, product management, varie cose, insomma, finché a un certo punto, già dal 2016, ho cominciato a rilevare, insomma, ma non solo io, cominciava a diventare evidente un grande movimento verso le tendenze dell'ecosostenibilità, che però secondo me dalle aziende all'epoca non erano state prese così sul serio. Così ho cominciato anch'io, come Mirko dice, già da un po' di tempo a maturare l'idea di un progetto che partisse da un'origine che nascesse sostenibile, e quindi di poter progettare, perché alla fine a me il mio lavoro piaceva molto, di poter progettare qualcosa che non sia semplicemente un oggetto di vendita, ma una storia che porti avanti delle belle idee, dei concetti etici, sostenibili, e soprattutto che sia tracciabile fin dalla materia prima alla fine del prodotto, e che sia effettivamente una produzione italiana al 100%, e non fintamente made in Italy, come purtroppo accade tanto spesso oggi, o che appunto sia veramente sostenibile, veramente etica, e non vittima delle tante politiche di greenwash che purtroppo oggi si vedono in questo mondo, ecco. Quindi allora, poi sì. Del progetto naturalmente, Benedetta, ne parliamo fra poco. Voglio anche l'autopresentazione di Pierfrancesco. Sì, allora sono Pierfrancesco Di Giuseppe, ho 31 anni e vengo da Teramo. Ho unito la mia formazione, diciamo, nel campo dell'ingegneria e del tech. Ho lavorato comunque negli ultimi 3 anni circa come coder freelance, principalmente online, alla formazione del mio socio, è un veterinario zootecnico israeliano, tra l'altro conosciuto qui all'Università di Teramo, e assieme abbiamo creato Regrowth, che è una startup che si occupa di sviluppare tecnologie per gli allevamenti estensivi e per riportare un po' di nuova linfa vitale e di innovazione dove c'è davvero bisogno, cioè sul campo. Perfetto, allora intanto cominciamo col dire qualcosa sulla Fondazione Edoardo Garrone, anche per capire poi, no, chi è che ha selezionato e scelto questi tre giovani, non giovanissimi, ma giovani, insomma, con meno di 40 anni. Allora, la mission iniziale della Fondazione è appunto quella di favorire la divulgazione culturale, scientifica, artistica, hanno fatto anche dei progetti che riguardano una fruizione diversa e consapevole dei musei. È nata questa fondazione nel 2004 e poi si è dedicata sempre di più ai giovani, in particolare anche all'economia del turismo culturale, una iniziativa sempre legata anche all'universo formativo, quindi alla formazione dei giovani e in chiave di autoimprenditorialità, insomma stimolando i giovani a fare l'impresa di se stessi, no? a mettere a frutto le proprie idee per farne una scelta anche di vita. In particolare la Fondazione vuole valorizzare poi i territori montani, quindi Alpi e Appennini, dando possibilità anche economica ai giovani che hanno delle idee da mettere a frutto in questi territori, appunto Alpi e nel caso nostro Appennini, di poterlo fare o di poter quantomeno iniziare appunto con queste, non a caso la parola, start-up. Trovate, vorrei fare una domanda a tutti e tre, che queste iniziative, come quella della Fondazione Garrone, se non ci fosse stata la Fondazione Garrone, domanda secca che faccio a tutti e tre, quest'idea che avete avuto, che fra poco andiamo poi a spiegare, sarebbe venuta fuori lo stesso? Cioè avreste bussato ad altre porte? Insomma, come si fa a realizzare e a far veramente partire la startup? Ma per quanto mi riguarda, l'idea io l'avevo da tempo.
però avevo parecchie carenze per quanto riguarda proprio l'avvio di un'impresa e quindi avevo carenze proprio sulla costituzione di impresa, come gestire un'impresa e quindi questo, diciamo che questo bando della Fondazione Garrone è stato perfetto per me perché il campus, le docenze che ci sono state date sono state di altissimo livello e hanno colmato quelle lacune insomma, che io avevo. Quindi sì, probabilmente il progetto l'avrei portato avanti, ma non con le competenze che ho acquisito durante questo campus. Beh, Benedetta? Sì, in realtà avevo già cominciato, prima di sapere dell'esistenza del bando, avevo già cominciato a far partire l'idea concretamente, quantomeno nella costituzione della rete, sondando il terreno, studiando la tematica appunto di cui il progetto si occupa. E quindi sì, l'avrei fatto comunque in realtà, probabilmente come dice Mirko, in maniera meno consapevole, quello che anch'io ho trovato comunque questi 2 mesi di formazione intensiva con degli specialisti mi hanno sicuramente aiutato a mettere in ordine le idee, a creare un progetto strutturato, coi piedi per terra, e quindi mi sento anche molto più serena io nel portarlo avanti. Penso che abbia accelerato tutto, ecco, rispetto a come avrebbe potuto essere. Pier Francesco, lo chiedo anche a te. Sì, allora, Regrowth invece, al contrario degli altri progetti presenti in gara in Restartup, è già un'azienda avviata, è stata fondata nel novembre del 2019 e subito dopo, qualche giorno dopo praticamente abbiamo vinto il primo premio nella Startup Abruzzo, che è una gara interateneo a cui ha partecipato il mio socio Michel, facente parte appunto dell'Università di Teramo, con un progetto che poi è diventato la nostra startup. Successivamente abbiamo vinto comunque altri premi nazionali e europei, tra cui il premio dell'EIT Food, un istituto di innovazione europeo nel settore agritech e food, però comunque ci mancava un po', diciamo, quel lato business e quel lato di formazione dedicato al locale che invece Restartup ci ha poi dato. Infatti l'esperienza del campus è stata un'esperienza che è assolutamente stata diversa da qualsiasi altra esperienza formativa che avevo fatto, comunque legata al mondo startup, e sicuro consiglio a tutti. Bene, perché voglio precisare che poi non si è che si vincano solo soldi, te li danno e poi o fai il progetto o non lo fai, buonanotte. No, no, no. Si è affiancati, c'è un campus, ci sono appunto delle lezioni, una preparazione all'impresa, perché come dicevamo, avere idee è bellissimo, ma magari non basta per poi realizzare i progetti. La Fondazione Edoardo Garrone, insieme alla Fondazione Aristide Merloni, ha appunto selezionato questi 3 progetti imprenditoriali per l'edizione 2020 di Re Startup, per rilanciare il territorio appenninico italiano. Ci sono stati anche in passato progetti legati, per esempio, alla post-sisma, sempre per rilanciare la realtà dell'Appennino, quindi anche delle zone colpite dal sisma. Ma abbiamo creato un po' di suspense. A questo punto vogliamo sapere esattamente di che cosa si occupano oggi questi giovani e quali sono questi progetti. Vi faccio solo un piccolo accenno. Uno, Mirko, turismo green accessibile anche alle persone diversamente abili, quindi un modo per frequentare i luoghi della natura o del turismo e per renderli accessibili davvero a tutti. Poi c'è la valorizzazione della filiera della lana dell'Appennino, Benedetta poco fa ne ha fatto cenno. Noi, d'altra parte, in Abruzzo abbiamo una sana e lunga e lontana tradizione legata alla pastorizia, alla lana, eccetera, eccetera, ma tanti giovani oggi hanno saputo farne davvero qualcosa di moderno, no? Perché nei miei tempi quasi si scappava dalla tradizione delle pecore, eravamo sempre identificati come la regione, il paese delle pecore, quindi noi cercavamo invece di scrollarci di dosso tutto ciò. E oggi ovviamente c'è stato anche il recupero, così come anche il recupero di tutto ciò che poi è connesso alla pastorizia, pensiamo per esempio, tanto per dirne una, ai formaggi o la parte insomma alimentare. Quindi si è capito che lì si può attingere, ma abitare il giorno d'oggi anche con quelle radici e con quelle culture. E poi ancora l'altra idea è quella di Federico Di Giuseppe, sono
è legata invece a dei sensori ambientali che sono, dovrebbero monitorare lo stato di salute degli allevamenti. Io ve l'ho detto a grandi linee, adesso entriamo un po' nel dettaglio, cominciando, facciamo percorso inverso, dal terzo classificato che ci dirà che cosa sta realizzando. Oggi, quando ho sentito che Francesco mi ha detto sì, sono appena tornato dal campo, che campo è? Di che ti stavi occupando, Pierfrancesco? Oh, mi stavo occupando della nostra fattoria pilota, della nostra azienda pilota, perché noi andiamo a sviluppare e poi successivamente a commercializzare tecnologie innovative per il monitoraggio e il controllo di animali e della qualità del suolo su cui questi animali hanno poi un impatto. Perché comunque ad oggi si tende a vedere l'allevamento come quasi come una cosa ormai negativa, tant'è che si sta passando solo e esclusivamente, diciamo, dei surrogati vegetali. Ecco, quello che vedete qui in video che state sorvolando è proprio il nostro campo, diciamo, che abbiamo recuperato dopo un abbandono di 15-20 anni, penso. E adesso lì stiamo impiantando appunto il nostro ufficio, che acquisteremo comunque grazie al contributo di Restartup, e lì stiamo sviluppando proprio queste tecnologie che sono legate a una branca della tecnologia in agricoltura che si chiama PLF, cioè Precision Livestock Farming, e comunque agricoltura di precisione. E questi sensori aiuteranno gli allevatori nei processi di decision making a capire comunque lo stato di salute di questi animali e l'impatto che questi hanno sul suolo. E che cosa altro vi posso dire? No, cioè io ti seguivo, ma sono sempre poi anche un po' incantata dall'uso di terminologia, perché ne parlavo prima con Mirko, per esempio, no? Parlando dei fatti propri, io, mia figlia che tante volte utilizza termini, che dico, ma chissà che vuol dire, a volte penso questa se l'inventa, no? Poi invece vai a vedere sul computer, sul web, sui siti, e vedi che esiste, per esempio, una professione, ne parlavamo poco fa, prima che iniziasse la trasmissione, una professione che si chiama UX designer, chissà che cosa sarà. Non tutti la conoscono, persino Mirko non la conosceva, ma Pierfrancesco la conosce bene invece, perché è una di quelle nuove figure, no, che sono venute fuori grazie allo sviluppo tecnologico, al web, alla rete, a tutto quello che volete, che hanno questi nomi sempre in inglese, ma è la lingua universale, così è e così sarà, chissà, forse per sempre, però che diciamo nomi o terminologie alle quali corrispondono effettivamente delle professioni che prima non c'erano e che solo oggi sono possibili. Allora, mettere dei sensori ambientali in un allevamento, non lo so, di pecore o di mucche, faccio un esempio, 50 anni fa non si poteva fare, non c'erano magari sensori così sofisticati e non c'era neanche l'idea che questa cosa potesse servire, cioè non c'era la cultura della sensibilità ambientale, no? La vera, diciamo, rivoluzione che noi cerchiamo di portare con la nostra startup è proprio la miniaturizzazione di tecnologie che prima erano riservate solo alle grandi industrie e agli allevamenti intensivi, e miniaturizzarle queste tecnologie, anche grazie comunque alle varie tecnologie per la prototipazione rapida, le stampanti in 3D oppure la microelettronica tipo Arduino o cose del genere, e utilizzare proprio questi strumenti per andare a ricreare delle tecnologie che in piccolo che danno gli stessi benefici che hanno però gli allevamenti, quelli intensivi, insomma, quelli che sono poi un po' più, diciamo, dannosi per l'ambiente, un po' magari meno etici nei riguardi degli animali, eccetera, eccetera. No, noi con questa cosa qui vogliamo abbinare proprio questa tecnologia ai principi di agricoltura rigenerativa, che appunto è un'agricoltura che si basa proprio sulla gestione dell'ecosistema produttivo, non solo sugli animali staccati magari dalla produzione di grano, dalla produzione di olio. Per prendere un esempio, possiamo far pascolare del pollame, perché sì, anche il pollame può essere fatto pascolare all'interno di un oliveto, per esempio, e queste galline hanno un effetto
comunque antiparassitario perché si nutrono dei parassiti e crescono meglio all'aperto in queste, diciamo, gabbie mobili che vengono monitorate, e quindi si può andare a implementare anche poi una produzione di più animali e specie vegetali all'interno di uno stesso lotto di terra. Quindi un processo che, insomma, è integrato, no? Un'agricoltura assolutamente integrata, sì, assolutamente sì. Che può, che mette al bando la parola sfruttamento, lo sfruttamento intensivo, ma piuttosto invece appunto una coesistenza, coabitazione. Sì, è un po' un ritorno a come facevamo le cose, diciamo, con un in chiave tech, però. Ok, allora prima di dare la parola invece a Benedetta, perché arriviamo al secondo progetto, credo che dovremmo avere qualche istante di pubblicità, vediamo se me lo conferma la regia. Eccoci tornati a parlare di idee, di giovani, di imprese, di idee anche azzardate, avanguardistiche, ma tutte realizzabili e anzi dirò di più, realizzate grazie al bando della Fondazione Garrone, ma grazie anche a chi le aveva pensate e chi magari le aveva già messe in campo, e il contributo sia economico che di formazione messo a disposizione dalla Fondazione Garrone è servito solo a perfezionare un progetto già iniziato. Andiamo a conoscere più nel dettaglio il progetto di Benedetta Morucci, che ha a che fare, dicevo, Benedetta ha spiegato lei stessa, nata in Toscana, ultimo domicilio conosciuto nel Veneto, sta per trasferirsi anche dalle nostre parti perché sta realizzando qualcosa di particolare che parte dal suo percorso legato alla moda e al fashion e arriva alla lana passando ovviamente per l'Abruzzo. Benedetta. Sì, allora il mio progetto si tratta fondamentalmente di un recupero, una valorizzazione di quella che è la filiera della lana italiana, che fino agli anni 50-60 esisteva ed era fioriente. Addirittura la lana era ciò che dava la maggiore entrata agli allevatori rispetto appunto alla produzione ovina, mentre oggi è una filiera che è andata perduta, si sta perdendo, non tanto per la lavorazione, perché fortunatamente i nostri artigiani, le nostre industrie laniere, i nostri lanifici esistono ancora, ce n'è ancora qualcuno che lavora anche in maniera tradizionale, a cui infatti mi vado ad appoggiare, ma purtroppo è l'origine della filiera quella che è andata perdendosi, ovvero proprio la lana, cioè il rapporto fra l'allevamento ovino e quella che poi è la produzione. Esistono in realtà delle realtà che già recuperano una parte di queste lane, però sono sempre una piccola parte, sono le più pregiate. Quello che interessa a me è andare a lavorare invece tutta quella parte di lana che oggi è considerata scarto, che consiste in un costo notevole per gli allevatori, perché pensate che la tosatura costa circa un euro al chilo e ecco, le loro sono spelacchiate, sono appena state tosate. Una pecora produce una media di 2,5 kg di lana all'anno, tosare un chilo di lana costa circa un euro. Se poi dovessimo andarla a smaltire secondo la normativa europea, che la considera un rifiuto speciale, arriviamo a pagare 3,50 euro al chilo di smaltimento. Per una lana che, se venisse, insomma, trattata nella maniera opportuna, potrebbe tranquillamente essere trasformata in prodotto. Quello appunto che interessa a me è andarla a recuperare, ricostituire, riunire i pezzi di questa filiera partendo da l'allevamento pilota della cooperativa Asca di Anversa degli Abruzzi, che mi ha dato, insomma, questa possibilità e mi sta aiutando a portare avanti il progetto, e arrivare non semplicemente a creare un filato o un semilavorato, ma arrivare proprio a creare dei prodotti finiti che riscoprano quella che era la tradizione pastorale, la tradizione di utilità da cui nasce l'utilizzo della lana. Che la lana è un materiale innanzitutto utile, prima che un materiale di moda. Certo. È un materiale che è termoregolante, è antibatterico, è igroscopico, quindi assorbe l'umidità, è idrorepellente. E quindi l'idea appunto è quella di tornare a produrre la mantera, quindi questa cappa che richiama l'antica cappa dei pastori, di creare un prodotto che io ho deciso di chiamare il kit del transumante. Quindi queste borse contenenti già dei teli che ti diano un po' quel senso di avere con te tutto quello che ti serve per il tuo percorso in montagna,
ha ovviamente ciò che invece è il prodotto più classico, ovvero la coperta, ma che sempre vado a ricordare dei disegni pastorali, quindi con le pecore, con i pascoli, questo genere di cose. E quindi sì, e ovviamente col principio del fair trade, per cui una lana che oggi è un costo per l'allevatore, viene regalata o viene buttata via in alcuni casi, che invece possa tornare a essere una risorsa. Quindi in un'economia circolare in cui tutti torniamo a guadagnare qualcosa da un prodotto che oggi è un rifiuto. Benedetta, conosci la coperta abruzzese per eccellenza, la Taranta? Certo, conosco anche. Passi l'esame dell'Abruzzo, puoi trasferirti tranquillamente da noi. Sì, sì, conosco anche bene il lanificio Merlino, sì, il titolare. Mi è venuto in mente perché nel precedente ciclo di un mio programma che si chiamava Il Lato Positivo, abbiamo dedicato una puntata anche alla lana, quella che poi chiamiamo anche la lana cotta, quindi abbiamo visitato delle gualchiere e nella zona proprio Merlino mi parlava della possibilità di realizzare una puntata su una particolare tecnica, diciamo così, che lui ha chiamato la pecora al salto. La sì. Dico così, era un modo per cui le pecore saltando nel torrente o nel fiume in qualche modo già si lavavano delle impurità e quindi c'era poi un trattamento di pulizia del manto più naturale, ecco, diciamo così. Sono sempre rimasta incuriosita e chissà che un giorno non faccio una puntata sulla pecora al salto, che non ha a che vedere con un salto in padella, ma è proprio un salto nell'acqua, quindi niente di drammatico, poi escono dall'acqua. Allora, andiamo a Mirko, anche lui abruzzese, così come Pier Francesco, l'abbiamo detto, abbiamo spiegato da dove arriva, cioè dall'estero, e perché hai avuto voglia di tornare in Abruzzo? Scusa, questo c'entra poco col tuo progetto, ma forse no. Ma io parto sempre dal mio cognome, che è Buffo, Cipollone. Nel mio paese, su 600 abitanti, 300 sono Cipollone. Ecco. Mio madre e mio padre fanno tutti e due lo stesso cognome fino al 1800, quindi c'è un legame fortissimo con la terra, con il luogo dove sono cresciuto e dove ho sempre vissuto. E quindi, pur vivendo all'estero, insomma, questo legame è rimasto sempre forte e diciamo che la pandemia e il lockdown mi ha fatto capire che, insomma, vivere in grande città che non era neanche la tua, lontana dalla famiglia, dalle origini, dagli amici, insomma, mi ha spinto ancora di più a tornare a casa. E la coincidenza, la fortuna ha voluto che nel momento di pandemia uscisse questo bando e ho risposto e adesso eccomi qua, ho vinto insomma il primo premio e quindi... Premio per un valore complessivo, dicevo, oltre al campus, quindi al momento formativo ci sono dei premi in denaro, valore complessivo di 60.000 euro, al primo classificato si aggiudica il premio di 30.000 euro. In che modalità poi vengono corrisposti questi soldi? Cioè dovete fare qualcosa, dovete fare il progetto? Sì, allora mi piace sottolineare il fatto che oltre ai 30.000 euro abbiamo vinto anche un anno di consulenza da parte della Fondazione Garrone, che è molto molto importante perché è una fondazione radicata bene in tutto il territorio italiano, ha parecchi partner importanti e inoltre è una fondazione di alto livello, quindi oltre al premio monetario, che è importante, sì, è molto importante anche sottolineare un affiancamento, esatto. E i 30.000 euro, per esempio, nel mio caso mi verranno consegnati in due tranche. Una, la prima tranche per il 50% a costituzione dell'impresa, perché io, per esempio, a differenza di Pier Francesco, ancora non ho costituito l'impresa. Sto lavorando, spero di costituirla entro maggio per poter iniziare poi a presentare i primi pacchetti turistici per la prossima estate. E invece la seconda tranche deve avvenire a un anno. Entro un anno dalla prima tranche, però insomma a dimostrazione di acquisti che rispecchino il business plan che abbiamo scritto per la presentazione finale. Parliamo del tuo progetto che appunto unisce il turismo anche all'accessibilità, insomma alla semplificazione della vita per persone diversamente abili che possono visitare i nostri territori, per esempio. Esatto. Appennini for All ha due linee di azione. Da una parte c'è l'avviamento di un tour operator che voglio mettere a sistema
tutte quelle realtà già presenti sul territorio abruzzese, perché mi localizzo almeno inizialmente in Abruzzo, che sono già presenti, che offrono sport, attività in natura per disabili, ma che sono realtà piccole e quindi fanno fatica ad emergere in un settore come quello turistico, che è molto competitivo. Quindi a Pinini for All, come tour operator, si vuole proprio mettere nello spazio vuoto lasciato tra questa offerta che esiste ma che fa fatica ad emergere e una domanda che è sempre in crescita. Basta pensare che in Italia i disabili sono circa 3 milioni e questi i disabili non viaggiano mai da soli, viaggiano sempre in compagnia almeno due persone, quindi stiamo parlando di un potenziale turistico di a quasi 10 milioni di persone. E quindi il tour operator vuole appunto far emergere queste realtà che esistono, specializzandosi nel turismo ambientale, nel turismo montano. Perché? Perché a me piace sempre dire che l'obiettivo più grande e finale di Pinini for All è quello di rendere il turismo ambientale non più un turismo esclusivo ma un turismo inclusivo. Cosa significa questa affermazione? Significa che fino ad ora il turismo ambientale è stato soltanto esclusività di quelli che noi chiamiamo normodotati, e questo perché? Perché ci sono notevoli carenze sia a livello di informazione ma anche di opportunità per i disabili stessi di accedere alla natura. Dall'altra parte, la seconda allineazione invece prevede l'avvio di una rete pubblico-privata per redigere un progetto di accessibilità territoriale. Un progetto di accessibilità territoriale significa rendere finalmente i borghi montani, la montagna, accessibile a tutti, come dice la denominazione stessa del mio progetto, Appennini for All. Il for all significa per tutti. Molto spesso si pensa che accessibilità riguardi soltanto ai disabili, invece no, un progetto di accessibilità ad un progetto di accessibilità traggono vantaggio i disabili, ma anche gli anziani o le famiglie, per esempio, con bambini piccoli o con carrozzine, ma insomma ha un vantaggio economico per le attività imprenditoriali che sono presenti in un determinato territorio, ma anche un ritorno d'immagine per le istituzioni. Quindi proprio il for all significa proprio per tutti, letteralmente. Senti, per Francesco, stiamo vedendo delle immagini, scusa Mirko, stiamo vedendo delle immagini. Sì. C'è un particolare tipo di carrozzina, sì, che vediamo. Di che si tratta? In questa immagine vediamo sulla carrozzina David, un mio amico che ringrazio anche perché mi ha dato insomma il consenso per pubblicare queste foto. E quella carrozzina si chiama Jolette, è una carrozzina che ha una sola ruota, che ha due manubri, uno davanti e uno dietro, come si può vedere, e che permette appunto ai disabili di tipo motorio di accedere a qualsiasi tipo di sentiero montano, di qualsiasi difficoltà. Basti pensare che, per esempio, alcuni anni fa un disabile di origine abruzzese che vive in Francia è riuscito a compiere il suo desiderio di salire addirittura su Monte Velino, cioè una montagna di 2400 metri. C'è un video su YouTube, poi insomma è molto molto bello e interessante. In quel caso ci sono voluti 25 conduttori di Gillette divisi in 5 squadre. In questo caso, questa è un'immagine di una escursione che ho fatto io con la mia associazione, appunto di Cesi, insieme a un'associazione amica di Avezzano, e abbiamo portato David in montagna, e diciamo che è stato uno dei momenti in cui io mi sono detto ok, forse bisogna fare un po' di più per questi ragazzi, perché David era veramente emozionato di vedere il panorama dall'alto, e perché per noi è normale andare in montagna, ma ripeto, loro non hanno appunto possibilità, perché proprio non esiste chi gliele dà queste possibilità o chi mette a sistema le possibilità che già esistono. E quindi insomma, da questa esperienza con David e anche da altre esperienze che ho fatto in passato dai miei studi, insomma, è uscito fuori questo progetto Appennini for All. Bene, mi fa piacere proprio vedere come insomma si possa, no, poi fare qualcosa in linea anche con quello che dovrebbe essere, credo, il futuro, la destinazione comunque di una regione come l'Abruzzo, che con mettersi in campo, mettersi, proporsi all'attenzione del mondo con progetti legati al proprio territorio, al turismo, un turismo ovviamente sostenibile e consapevole, ma questo abbiamo, no? Abbiamo tanti luoghi belli, tante cose belle da vedere, tante cose belle da fare, tanti luoghi da poter scoprire, visitare, frequentare, mangiare, ci metto anche. E allora, se questo abbiamo, offriamolo al meglio. Offrirlo al meglio non vuol dire far venire un'orda di cavallette a mangiare tutto e andare via, ma vuol dire proprio dare dei servizi anche alle famiglie, alle persone disabili, agli anziani, in modo che possano frequentare questo nostro territorio senza danneggiarlo, non disturbando, ma portando comunque ricchezza, economia.
in maniera delicata. Lo so, è un po' il libro dei sogni, però penso che sia un libro dei sogni che accomuna soprattutto tutti voi, perché poi mi sembra di capire anche che sotto il progetto della Restart App ci sia comunque la voglia di premiare non solo l'idea to cure, ma un'idea che sia ancora di più, ancora una volta, non invasiva, sostenibile, vincente, perché non fa male a nessuno, per così dire. Quindi una scelta particolare quella di questa fondazione. Benedetta, ti trasferirai dalle nostre parti, dicevi prima? Sì, io sono stata giù recentemente, sono rientrata da una settimana e mezza, e fra le altre cose sono venuta anche a cercare un posto, insomma una casa, una casetta, un appartamento in affitto per il momento, sperando poi che diventi definitivo il trasferimento. E sì, assolutamente, l'impresa nasce dove? Lì. Dove pensi di… Ad Anversa, nello specifico ad Anversa degli Abruzzi, okay. O comunque nella zona, sì, della Valle del Sagittario. Bellissima zona, tra l'altro. Ecco, se sì. Pensiamo alle idee, ve lo ricordate quando uscimmo sul giornale americano con Adotta una pecora? Ecco, quella era un'idea. Era un'idea. Diciamo che Benedetta la sono conosce loro. Molto bene. Lo so, perché nominando la cooperativa poi ho capito anche la… Insomma, era un'idea apparentemente semplice, che però ha permesso a questa regione di andare oltre i propri confini regionali e nazionali, e si trattava di appunto adottare una pecora ricevendone in cambio tutto quello che una pecora può produrre, dal calzettone di lana, dico la pecora insieme, insomma chi ce l'ha, dal calzettone alla maglia di lana della nonna fino al formaggio, ad altre cose. Ecco, queste idee qua, no, sono poi quelle che… Ma ci vogliono dei visionari. Voi… vediamo se abbiamo la fascia pubblicitaria, perché la mia domanda successiva, che vi farò dopo la pubblicità, è se e quanto vi ritenete visionari, tutti voi tre. E ve lo richiedo fra poco. Ci siamo lasciati con una domanda: quanto e se vi sentite visionari? Parto da Pierfrancesco. Più che visionario, direi di essere una persona abbastanza pragmatica, nel senso che alla fine, non so, mi sembra che fosse Einstein a dire che tra un sogno e un obiettivo la differenza è solo una data di scadenza. Io preferisco, diciamo, rimanere un po' più con i piedi per terra e applicare effettivamente le mie conoscenze alla realizzazione di un progetto che poi andrà effettivamente a migliorare la vita delle persone che comunque ne usufruiranno, ne faranno parte, e soprattutto comunque del tessuto in cui si andrà a inserire. Ecco, è un modo un po' strano di fare startup, perché spesso quando si pensa alle startup si pensa a quelli che si chiamano unicorni in gergo, comunque chi vuole guadagnare milioni, chi vuole magari lasciare tutto e andare in Silicon Valley. Noi invece abbiamo deciso proprio di rimanere qui in Abruzzo, nello specifico nel Teramano, e di scommettere proprio sul tessuto locale. Quindi sì, dai, alla fine sì, siamo anche un po' visionari. E se diciamo. Non è visione questa, dici tu. Sì, assolutamente. Benedetta, ti senti visionaria? Non saprei, ecco, anch'io non saprei, cioè dipende da cosa si intende per visionario. Io penso di avere una visione, ecco, se vogliamo metterla così, e che questa visione dipenda da, non tanto da un'idea incredibile di un futuro pazzesco, ma proprio da un bisogno di quello verso cui credo che si debba andare, verso cui sento di dover andare io proprio come essere umano. Io sono partita da un proverbio cinese che dice appunto: quando soffia il vento del cambiamento, c'è chi costruisce muri e chi invece mulini a vento, che non vuol dire necessariamente inventare qualcosa di stratosferico, ma vuol dire capire dove devi andare per portare qualcosa di buono, per seguire questo cambiamento e portare qualcosa di buono di tuo e seguire i tuoi bisogni. Per me è stato veramente seguire un bisogno di fare qualcosa di buono, di fare qualcosa di etico, di sostenibile. Posso chiederti cosa hai trovato
in Abruzzo che ti spinge addirittura a cercare casa da queste parti? Io sono venuta in Abruzzo la prima volta 10 anni fa e mi sono innamorata. Mi sono innamorata del territorio, mi sono innamorata anche delle persone che hanno questo, non so se sia per tutti, almeno nella zona in cui sono stata io, hanno questo aspetto un po' duro all'inizio, ma che poi in realtà c'è un'accoglienza Insomma, e tu una ci vuoi voglia di dire che siamo forti e conoscere. gentili? Direi che è proprio il Esatto. proverbio che L'ho rappresenta scoperto l'Abruzzese. dopo, il proverbio l'ho scoperto dopo, ma devo dire che si addice perfettamente. E poi è una terra bellissima, lo trovo una terra di una bellezza veramente incredibile. Beh, È insomma, un posto dove io mi dico sempre faceva che è un piacere posto dove. sentirlo da chi la sceglie, no? Da chi Sì. non ci si è trovato per caso, quindi mi faceva piacere sentirlo perché a volte poi bisogna sentirsele dire dagli altri un po' le cose che a volte ce le dimentichiamo. E, Mirko, stessa cosa, visioni, come stai a visioni? Ma io più che visionario mi ritengo un grande osservatore, nel senso in qualsiasi cosa che faccio cerco sempre di vedere cosa si potrebbe fare meglio, cosa manca e cosa non manca. In questo caso sono partito dall'emozione di David, in quell'immagine che abbiamo visto prima, sono sempre stato un amante dell'Abruzzo e quindi osservavo queste montagne che stanno lì, sono bellissime, ma che pochi conoscono, perché poi parliamoci francamente, l'Abruzzo è. Non è che abbia dei numeri turistici così alti. E poi ho osservato il fatto che, per esempio, per i disabili c'era molta offerta di turismo balneare, molta offerta di turismo in città d'arte, ma quasi zero offerta di turismo montano. Quindi non so se definirmi visionario o meno. Sicuramente, insomma, il progetto viene da osservazioni che mi spingono a fare qualcosa per il territorio, insomma. Tu tra l'altro posso dirlo che hai 3 figli? Certo, Ormai lo devo. certo. Così giovane con 3 figli, anche piccoli. E quindi insomma, a loro cosa dirai un giorno? Come devono immaginare il futuro, la vita? Come devono lavorare per guardarsi allo specchio e dire ma alla fine non sono poi Guarda, così male come persone? non ti nascondo che durante la presentazione finale che abbiamo fatto durante il campus, la mia ultima slide è stata proprio dedicata ai miei 3 figli, perché negli ultimi anni io ho fatto il papà a tempo pieno e quindi nell'ultima slide volevo testimoniare come ero arrivato a questo progetto e ho detto che sono arrivato anche per cercare di far crescere i miei figli in un contesto che sia migliore, più inclusivo e anche più sensibile rispetto a quello dove sono cresciuto io. Quindi spero che, insomma, vedo che già mio figlio più grande già inizia a parlare a scuola di disabilità, inizia a non essere più un tabù e questo mi rende, insomma, orgoglioso. Certamente in epoche non troppo lontane, direi quasi ai miei tempi, ma poi sembro mia nonna, però insomma è così. Spesso, purtroppo, capitava, soprattutto nei luoghi, magari nei paesi, nei luoghi di provincia, che chi aveva un figlio disabile lo quasi nascondesse in casa. So di cosa parlo per esperienze familiari, non che mi riguardino direttamente, ma. Lo si nascondeva perché era l'elemento familiare uscito imperfetto, no? E quindi si tendeva più a nasconderlo. Oggi, per fortuna, questo è già molto molto cambiato. È una delle cose che forse sono cambiate di più negli ultimi anni. Si vedono in giro ogni tipo di persone con ogni tipo di problema. Sicuramente però altra cosa è poi permettere a queste persone che hanno delle difficoltà. Non solo motorie, ma ci sono altri. Io per esempio conosco una ragazza che ha un'azienda in cui insegna a cavalcare, ad andare a cavallo o comunque mette a cavallo anche autistici o persone con deficit psichici, anzi pare che sia una bellissima attività per loro. Quindi voglio dire, è una sfida che richiede anche comunque una grande pazienza poi, Ma perché devi. io prima ho dimenticato di dire che il mio progetto, no, prima dalle immagini sembrava che mi rivolgessi soltanto a disabili tipo Certo. motorio, ma no, il progetto si rivolge anche a disabili tipo sensoriale, cognitivo. Sappiamo che le disabilità sono infinite, cioè le disabilità alimentari sono milioni di disabilità, però certo per partire ho dovuto un po' segmentare, quindi diciamo che inizialmente partirò appunto con disabilità di tipo cognitivo, motorio e sensoriale. Però insomma c'è molto da fare, ma più che altro perché non bisogna
questa discriminazione che è stata fatta fino adesso, no? Di settorializzare, di soltanto di offrire per quelli che vengono considerati normodotati, appunto rende tutto quanto esclusivo e questa, diciamo, questa esclusività non ha più senso al giorno d'oggi. Sì, certo, sicuramente. Poi invece a Benedetta volevo chiedere, tu hai detto che hai lavorato nella moda, no? Hai fatto una scelta diversa, è un percorso diverso adesso quello che stai facendo, magari anche quasi in contrasto con quello che noi immaginiamo moda, fashion e tutto il corollario appresso? C'è Sì, qualcosa di più etico, insomma, in sostanza, questo voglio dire. diciamo che mi rifaccio un po' a quello che stava dicendo Mirko, che a un certo punto, e alla domanda che gli hai fatto tu, cioè a un certo punto uno si deve guardare allo specchio e potersi guardare allo specchio serenamente. Io non ero più contenta di quello che facevo, non ero più contenta di vendere cose in cui non credevo. E quindi a un certo punto ho pensato di poter asservire, diciamo, tutte le conoscenze che ho guadagnato in questi anni, per cui sono comunque molto grata al mio percorso e a chi mi ha insegnato le cose che so, a qualcosa di migliore. E quindi sì, facendo una selezione di aziende con cui lavorare, una selezione anche di, non solo dal punto di vista produttivo, quindi a cui io mi affido, ma anche felicemente ho scoperto che ci sono aziende che sono interessate a entrare in questo circuito e a lavorare insieme per creare dei prodotti che siano tracciabili fin dalla pecora e che siano 100% etici e che abbiano dietro una grande storia. Per cui sì, la mia scelta è stata questa, decidere di essere trasparente, di non fare giochi, di non puntare su un racconto che in realtà non esiste, su quella che io chiamo fuffa. Ma di poter fare, di usare tutte le mie competenze per fare qualcosa di fatto bene. Però invece per Francesco, visto che con il tuo progetto io ho fatto mettere proprio sotto i vostri nomi il nome del vostro progetto, proprio perché comunque cominci ad entrare anche un po' nella testa, uno se lo ricorda e dice: ah, quello l'ho visto in televisione. No, proviamoci, investiamo anche su di voi. E, a Pier Francesco volevo chiedere, visto che lavora con gli animali, vedo che in tantissimi negozi, no? Adesso salto proprio di palo in frasca, ma insomma per capire questa cultura del biologico, del rispetto anche del vegano, del vegetariano, del no glutine, di quello, di quella, cioè, tutto ciò è diventato anche questo poi un business per le aziende. Come si può comunque mantenere una linea che non è necessariamente nel veganesimo, nel vegetarianesimo, ma parla una linea di rispetto e di sostenibilità verso l'animale? Ovviamente, come si distingue chi fa questo solo per business o chi lo fa perché veramente ci crede? Soprattutto, è importante distinguerlo o no? O possiamo comunque trarre il vantaggio che ci crea, cioè avere rispetto degli animali e anche della nostra salute, magari. Certo, assolutamente. È la differenza tra trattare l'animale come un prodotto al trattarlo come effettivamente una creatura vivente e quindi rispettarla come tale. È fondamentale, è indipendentemente comunque da regimi di agricoltura biologica, integrata o diciamo tutti quei marchi che poi sono solo quello, parliamoci chiaro, sono marchi che diciamo vanno a testare la bontà diciamo delle pratiche di chi va a occuparsi di questi animali possono essere attuate. Non per forza un allevatore deve prendere un marchio biologico per trattare bene, diciamo, i propri animali e per avere una produzione di alto livello. Uno, diciamo, degli obiettivi proprio di Regrowth è quello di fornire degli strumenti per la tracciabilità della qualità, e dell'etica della propria produzione. A chiunque voglia fare allevamento o comunque si occupi di gestione degli animali. Ad esempio, una collaborazione futura comunque con Benedetta si occuperà proprio di, diciamo, del tracciamento delle pecore, così da formare il primo, diciamo, livello di tracciamento per poi i suoi prodotti. Ecco. Siamo già alla collaborazione fra i tre Assolutamente, perché ci hanno competitor tenuto eravate. nella. Ok.
ci hanno tenuto comunque nella gara, insomma, in tutto il circuito delle startup, a dirci di collaborare il più possibile tra di noi. Direi che è stato uno degli input più forti che abbiamo ricevuto, soprattutto durante la settimana che ci hanno fatto fare di prova in azienda. Ci hanno mandato comunque ognuno in un'azienda nel rispettivo ambito. A me, per esempio, in un'azienda dell'Appennino reggiano, chiamata Le Cornelle, in cui era un'azienda di due giovani pastori, giovanissimi, per capire un po' ciò di cui avevano bisogno. Direi che fondamentale è stata appunto questa cosa della collaborazione. Beh, questo è un altro punto che trovo straordinario. La tua azienda, la tua startup si chiama Regrowth, ricrescita, che per le donne è una bruttissima parola, con altro, ma che invece immagino sottenda alla possibilità che in quel famoso campo, no, una volta preso e tirato fuori ciò che ci serve, insomma, però lo facciamo ancora vivere, tanto che qualcosa ci ricresce sopra e non viene raso al suolo, giusto? Metaforicamente e letteralmente, perché diciamo il tipo di allevamento che noi promuoviamo, come allevamento rigenerativo si chiama, è proprio un tipo di allevamento che va a stimolare la captazione di CO2 nel terreno, e quindi la captazione di anidride carbonica e la ritenzione di idrica, la ritenzione di acqua. Prevenendo comunque anche appunto fenomeni di siccità o comunque di frane. Quindi è un allevamento che fa bene agli animali, fa bene a chi lo pratica e fa bene all'ambiente. Allora, intanto io vi voglio ringraziare, vi voglio fare i complimenti, perché parlando con la persona che mi ha aiutato ad organizzare questa trasmissione, che è poi l'ufficio stampa della Fondazione, Paola Iacona, mi ha detto: guarda, però sono giovani, è la prima volta che vanno in televisione, vedi tu come metterli ad agio, perché magari potrebbero impappinarsi. Non solo non vi siete impappinati, ma altro che giovani, siete più navigati di me, siete stati bravissimi, chiari, avete parlato in perfetto italiano, e insomma io quindi sono molto soddisfatta di aver aperto questa piccola finestra anche a chi ci guarda la sera, magari facendo zapping, non sa cosa scegliere. Spero di aver incuriosito e spero che ci abbia beccato in un momento in cui il pensiero del telespettatore poteva essere: ah, ma davvero? Ecco, no, perché qualcosa che non si sa. Tutto questo accade nel mondo, in Italia e in Abruzzo, e potrà accadere ancora in Abruzzo grazie anche a questi sostegni, a questi aiuti da parte di fondazioni che hanno comunque un fine importante sotto il profilo etico, ma anche grazie e soprattutto grazie alle idee di questi tre giovani, che a questo punto saluto. Saluto Mirko Cipollone. Grazie. Saluto Benedetta Morucci. Grazie. Eccola qui. Buonasera. E saluto Pierfrancesco Di Giuseppe, a entrambi. Grazie, in collegamento da luoghi diversi. Da parte nostra vi auguro tanta fortuna, felicità, serenità, non lo so, tanta strada da fare, e però insomma fatta con la possibilità di guardarsi allo specchio, come dicevamo prima con Benedetta. Vi ringrazio per averci seguito e appuntamento alle prossime puntate dei Fatti e le Opinioni.